Benedetta per questo bellissimo intervento. E devo ringraziare altresì prima di tutto Adriana Falanga e Felice Rossi che hanno consentito, mettendoci a disposizione gratuitamente e solo per il periodo della mostra, questi spazi, che sono spazi non solo destinati a questa attività, voglio dire destinati a questa attività, ma non solo per gli arcangeli, è un bene che è stato messo a disposizione dell'intera comunità, io credo. E devo ringraziare anche tutti gli artisti, molti che hanno partecipato, hanno risposto positivamente a questo appello e tutti hanno colto lo spirito di questa iniziativa, che è uno spirito di beneficenza, cioè è un modo per, proprio in virtù di quello che abbiamo detto di Elvio, è un modo per ricordarlo e continuare in qualche modo un servizio per chi ne ha bisogno, per la collettività. La nostra associazione intende appunto mettersi a disposizione della collettività per finalità mirate e in questo caso gli eventuali ricavati di questa giornata andranno all'INI di Grotta Ferrata, all'unità UOCP, unità di cure palliative, che tra l'altro è magnificamente coordinata da una nostra concittadina di nascita che è la dottoressa Francesca Bordini. È un centro di eccellenza vero e proprio e a questo destineremo questi ricavati. Che altro dire? Ci sarebbe tanto da dire su Elvio, ma essendo io la sorella sono forse, come dire, troppo di parte, no? In qualche modo. Soltanto voglio dire che questa sua personalità poliedrica, quali quasi caleidoscopica, no? Ci ha consentito proprio per questa sua particolare personalità di organizzare questa mostra che è un momento per condividere le impressioni che gli artisti hanno del mondo. È come affacciarsi dalla stessa finestra ma guardare con altri occhi la realtà, con l'occhio dell'artista che riesce tramite la sua visione della vita a trasmetterci le proprie emozioni che a volte noi riusciamo a farle nostre queste emozioni. Altro da dire, ci farebbe tanto di più, devo ringraziare gli altri arcangeli, Francesca Silva, Lara Speziale, Gianviero Pescatori, Corrado Battisti. Per il momento siamo pochi, speriamo di diventare di più e di portare avanti la nostra progettualità e sicuramente prossimi eventi organizzeremo in collaborazione con il Comune nel quale trovo un forte punto di sostegno e organizzeremo un concerto dedicato ad Elvio perché la sua passione principale era la musica ma l'arte nel termine più completo diciamo era la sua passione, la letteratura, la pittura, l'eloquio e anche quella è un'arte, la filosofia, essa un'arte. E ecco, insomma, siamo qui, vi prego di godere di questo spettacolo che ci hanno offerto gli artisti e ecco.